Bene, intanto ringrazio di essere stato invitato. Ovviamente cercheremo di non fare delle osservazioni troppo tecniche, perché si rischia di essere noiosissimi. Il dottor Deliberi ha già fatto un'ampia carrellata di quelli che sono i temi sul tappeto, che riguardano le tre grandi parole che abbiamo messo nel titolo, che sono state messe nel titolo di questa relazione: giustizia, ambiente, salute. Certo, è un terreno piuttosto vasto che possiamo affrontare da tanti punti di vista diversi. Io credo di essere stato invitato sostanzialmente perché da una ventina d'anni mi sono occupato, anche adesso un po' meno, ma insomma, gli ultimi anni mi sono occupato a vario titolo di indagini che hanno riguardato i vari settori, e molte delle foto che avete visto qua dietro sono vicende che sono state seguite da noi, dalla Procura di Cagliari. Che cosa può essere utile osservare da questo tipo di esperienze? Cioè, intanto la prima considerazione che viene da fare è che un po' la scelta legislativa di sostanziale direi, di lasciare come baluardo di tutela per questi temi primari essenzialmente l'autorità giudiziaria, è una scelta che secondo il mio punto di vista non premia molto. Cioè, è vero che l'autorità giudiziaria è considerata in qualche modo ancora una struttura piuttosto indipendente che si muove fuori dalle logiche della politica e quindi difficilmente influenzabile, ma non è concepito il sistema giudiziario per far fronte a questo tipo di problemi. Cioè, il problema giudiziario dovrebbe arrivare proprio per casi residuali, invece l'autorità giudiziaria si occupa indistintamente della veranda e del villaggio di Sant'Anna Risi che abbiamo visto prima, si occupa del problema epidemiologico, diciamo, dei guasti sulla salute che possono determinare i poli industriali o le servitù militari, e poi si occupa anche dell'incidente stradale, cioè banale, dell'investimento sulle strisce. Praticamente è rimesso all'autorità giudiziaria la risoluzione di qualunque questione, anche questioni che invece dovrebbero essere gestite prima ancora in gran parte a livello amministrativo, se l'amministrazione avesse gli stessi requisiti di indipendenza e di efficienza. Adesso ho usato una parola sbagliata, gli stessi non va bene, ma perché anche l'autorità giudiziaria è largamente inefficiente. Tuttavia, nel sentimento comune è ancora quella che viene ritenuta l'autorità pubblica capace di far fronte, di costituire anche in qualche modo uno spauracchio a certo tipo di iniziative, sempre più spuntato. Un'altra considerazione di tipo generale che mi sembra si debba fare, e che stimolata anche da una domanda prima di uno dei giornalisti che ha partecipato al convegno, che è venuto qui a sentirci, è: ma come mai, nonostante tutto questo, tutti questi anni di grandi discussioni su questi terreni, si continua ancora a fronteggiare tonnellate di denunce per abusi edilizi, la gente continua ad esserci una così diffusa tendenza all'inosservanza delle regole in questo campo, perlomeno? Secondo me perché alla fine è conveniente. Cioè, il sistema repressivo, per quanto sia uno spauracchio teorico molto forte, si fa il processo, viene denunciato, nella peggiore delle ipotesi c'è anche un sequestro che quindi provvisoriamente mi priva della disponibilità del bene, poi alla fine però si ha la sensazione che non succeda nulla. Nella gran parte delle ipotesi finisce tutto con un giro di carte, di avvocati, di processi, legati a tanti fattori, adesso lo possiamo analizzare qui, ma senz'altro il processo non è stato concepito, il processo penale meno che mai, è stato concepito per questioni di questo genere. Se pensate che per fare un processo per una veranda abusiva chiusa ci sono le stesse garanzie, cioè il modello processuale è praticamente lo stesso che utilizziamo per fare un processo per strage, o per cioè i tempi processuali potrebbero essere gli stessi, con la differenza che nel primo caso, nonostante
sia banale, diciamo, il fatto in sé. I tipi processuali sono limitati dalla prescrizione, che sapete tutti, ormai ne sentite parlare in continuazione, cioè per questioni certo non legate agli abusi edilizi, ma insomma che è brevissima, e invece i tipi processuali possono anche durare tantissimo per un processo d'assise perché non c'è prescrizione magari in quei casi. Tuttavia il processo si snoda con le stesse garanzie, è articolato nello stesso modo. Questo per dire che il sistema repressivo penale non è pensato per questo genere di questioni, quindi si crea un'enorme quantità di lavoro di giramento di carte che non produce i risultati che dovrebbe. Per quelle poche volte che si è riusciti a fare delle demolizioni importanti, per esempio in materia urbanistica, come quella che avete visto là dietro, il processo nasce da un esposto del gruppo di intervento giuridico del 2004, viene fatto un sequestro nel 2004, la demolizione è stata fatta a ottobre del 2013. Perché ci sono voluti veramente, cioè ci sono volute le indagini, ci sono voluti tre gradi di giudizio, perché ovviamente quando ci sono anche interessi di questo peso, quando stiamo parlando di gruppi imprenditoriali che investono, lì c'erano 45 unità immobiliari, quello che succede è che anche le difese processuali sono abbastanza agguerrite, tecnicamente competenti, insomma il processo non è semplice, è complesso. Lo è oggettivamente anche perché la normativa spesso è complessa, qui si trattava, adesso non scendiamo nel caso concreto, comunque di affrontare qualche problema nuovo, è stato risolto, si è arrivati in Cassazione e tuttavia perché ci sono voluti 13 anni? Perché l'autorità giudiziaria non è strutturata per fare le demolizioni, per fare le demolizioni ci vogliono le imprese, ci vuole una catena di comando più snella che sia in grado di gestire, non con, con meccanismi amministrativi finalizzati ad accertare i fatti rilevanti penalmente. Non ci sono le strutture, i nostri cancellieri non sono preparati, istruiti per fare queste cose che sono sostanzialmente adempimenti materiali fondamentalmente, sono competenze che in qualche modo vengono gestite dall'autorità giudiziaria in via suppletiva perché difficilmente le amministrazioni che sono primariamente competenti, cioè comuni e regione, adottano questo genere di provvedimenti. Perché i comuni? Vi risultano dei casi, forse qualcuno sarà anche successo, ma vi pare che sia un fenomeno apprezzabile quello dei comuni che per primi hanno la competenza, che fanno le ordinanze di demolizione, abbiano portato coattivamente all'attuazione di queste sanzioni che applicano? Cioè, lì vengono adottate le sanzioni, cioè ordine di demolizione. Considerate che, tra l'altro, dopo i 90 giorni dall'ordine di demolizione, il bene abusivo entra nel patrimonio del comune di diritto, dovrebbero solo trascriverlo nel registro immobiliare. Se ci fosse effettivo questo rischio, il privato è molto meno incentivato, rischia di perderci il bene, il terreno e la casetta. Adesso stiamo parlando, diciamo, delle cose più semplici, però le amministrazioni si limitano a firmare spesso degli ordini. Perché? Come mai c'è questo atteggiamento? Beh, la ragione secondo me va ricercata essenzialmente in questo, che sono scelte difficili da attuare perché sono un po' impopolari. Cioè c'è un sentimento comune, ancora abbastanza diffuso mi pare, che intravede nella legislazione urbanistica una forma di grave limitazione alle prerogative individuali, alle prerogative che secondo la definizione latina del concetto di proprietà non dovrebbero avere quasi limiti. Cioè il concetto introdotto già dalla Costituzione, l'articolo 42 sulla proprietà, che invece ha una funzione sociale e ha dei limiti, cioè è un diritto tutelato, importante, ma che comunque va esercitato in un contesto sociale, di interesse comune. E invece questa parte, diciamo, viene vissuta male, viene vissuta con una certa ribellione. È un problema certamente culturale, prima di tutto, però è chiaro che di fronte a questo atteggiamento le amministrazioni locali sono sempre tra l'incudine e il martello, per cui si trovano facilmente a preferire soluzioni che dal punto di vista formale li mettano in sicurezza. Ho adottato l'ordinanza di demolizione, poi non abbiamo le risorse economiche, c'è sempre qualche motivo per cui si preferisce non attuare questo genere di provvedimenti che si sa determinano spesso un malcontento significativo. Siccome le amministrazioni vivono anche del consenso, il consenso più, sì, non dovrebbero, però del consenso immediato volevo dire, cioè del consenso che poi si riscuote subito,
non nel consenso di prospettiva, cioè nel fatto di migliorare complessivamente le condizioni di vita a un certo posto, ma semplicemente quello che mi consente di vincere le prossime elezioni spesso, è chiaro che scelte di questo genere vengono riservate, vengono diciamo non seguite fino in fondo, perché magari se se ne occupa l'autorità giudiziaria, pazienza, non ci possiamo far nulla, e intanto si prende un altro la responsabilità di questo meccanismo, ma con i risultati che vediamo. Questo per quanto riguarda l'edilizia, poi si possono fare tantissime altre considerazioni. L'ultima che voglio fare, perché secondo me i temi da trattare devono essere vari, cioè perché non dobbiamo limitarci solo al discorso edilizio, poi interverranno anche gli amici avvocati con alcune considerazioni su altre forme di aggressione del territorio. Questo stesso ragionamento che abbiamo fatto per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni in concreto va fatto, secondo me, in via più generale anche con riferimento al problema della pianificazione. Perché le domande che secondo me dobbiamo farci, perché sì, certamente condivido in pieno le valutazioni sull'importanza dei piani regionali paesaggistici e soprattutto di quello che era stato fatto in Sardegna, pur con tutti i limiti che inevitabilmente una pianificazione rigorosa ha. Ma il punto centrale è per quale motivo all'adozione di questo piano precedente a quello che è stato approvato questi giorni, la reazione del territorio, dei comuni soprattutto, è stata sostanzialmente ostile. Cioè la domanda che bisogna farsi è, sì, si è detto, c'è un difetto di comunicazione, non si sia dotato di imperio, fretta e furia, senza tener conto di quali erano le esigenze del territorio. È stato anche più o meno usato in maniera strumentale qualche volta questo argomento. Si è anche detto, ma un piano che limita e basta non può avere successo, perché di fatto determina una paralisi dell'economia. Adesso poi il discorso economico di questi tempi è sempre più convincente, no? Naturalmente se è un paese, una fase di crisi, certo sembra veramente un lusso poter pensare alla tutela paesaggistica. Ecco, però quello che secondo me invece deve costituire oggetto di riflessione su questo insuccesso, che ha portato addirittura le amministrazioni a non attuare quelle parti del piano che potevano essere mitigate, cioè il piano prevedeva degli strumenti di salvaguardia molto rigorosi e tuttavia a regime prevedeva che a seguito della copianificazione con i territori vi fossero delle scelte da fare, appunto tenendo conto delle esigenze del territorio e quindi in particolare dei comuni, che potessero portare a una revisione di alcuni aspetti del piano, a una mitigazione della disciplina normativa, all'abolizione anche di alcuni divieti. Tuttavia le amministrazioni hanno preferito avere un atteggiamento di resistenza totale, perché questo